Grazie Presidente, grazie all'articolata risposta che mi ha voluto dare l'assessore Zanolino. Io comprendo e chi non comprende o non comprenderebbe la complessità di questo tipo di argomentazione, la complessità di avere più diciamo così, credi religiosi all'interno di una città e ancora è andato nel dettaglio l'assessore quando ha detto riuscire a mettere tra virgolette d'accordo il pluralismo dell'Islam, quindi noi abbiamo fatto un lavoro serio in questo senso. Io sono convinta che all'interno della nostra città ci siano tante persone che sono già cittadini italiani che professano la loro religione liberamente e che diciamo così in modo tranquillo partecipano alla vita della nostra città. Si diceva ci sono anche pericoli di estremismi. Ecco, questo interessa in particolare il fatto che questo venga sempre comunque monitorato, ma dice l'assessore che questo non è l'argomento del contendere, insomma, quelli con cui noi abbiamo a che fare sono persone moderate. L'interrogazione, vede assessore, al di là di quello che voglio dire qui viene rimarcato dalle parole per essere, come dire, chiari fino in fondo, evidentemente io ho compreso ciò che era apparso sulla stampa, non direttamente, non in modo completo, certo, perché ciò che appellava dalla stampa era, come dire, una forma di contraccambio quasi. Allora, la persona cittadino, mi permetta, allora, facciamo un dettaglio, non parliamo più di cittadino, ma diciamo, colui che da sempre qui abita e da sempre, voglio dire, partecipa alla vita della città, da sempre lavora. Nel momento in cui si vede, perché questa mi è stata sollecitata, si vede che l'amministrazione comunale, giustamente voglio dire, perché poi quando ci si mette a parlare da persone che più o meno conoscono le cose, lei certamente anche molto più di me perché in questi anni molto ha lavorato, ci si comprende, le persone però non comprendono questo, non comprendono che dietro c'è un lavoro lungo, non comprendono il fatto che questo tipo di lavoro ha come conseguenza naturale quello che l'amministrazione fa, sono sempre scelte politiche, questo naturalmente ci tengo a precisare. E legge sul giornale che sono, legge queste parole, sul giornale sono stati dati 15.000 euro agli islamici, ma chi, ma come, ma dove? Allora lei mi rassicura e mi dice, noi diamo questi contributi sulla base degli scontrini, noi abbiamo messo in atto un sistema per il quale solo in un posto possiamo andare a ritirare la spesa. Su questa cosa qui, mi permetta, faccio un po' fatica non a credere, ma ad essere convinta che il sistema funzioni così bene, perché credo che quando ci sono delle necessità e la riconoscibilità delle persone, io stessa molti anni fa lavorai presso il comune di Pordenone all'ufficio anagrafe, mi permetta questa digressione, e molto tempo fa ripensavo al fatto di lavorare adesso con l'ufficio anagrafe e pensare al fatto di quale difficoltà hanno le persone con queste altre persone che si presentano comunitari, in tanti casi come diceva lei cittadini italiani anche regolare questo soggiorno, semplicemente per il fatto che adesso magari le cose sono andate avanti, le persone si saranno formate, gli impiegati saranno stati formati, solo nell'intendere, nel comprendere i documenti, i nomi, riuscire ad identificare la fotografia con la persona che si trova davanti. Io qualche dubbio da questo punto di vista ce l'ho, no, mi permetto, non nel lavoro dell'amministrazione comunale, sia ben chiaro, ma sul fatto che ci sia un controllo così puntuale. Sul discorso diciamo così, del tavolo interreligioso ho già detto, io le dico che da questo punto di vista, pur non condividendo completamente, certo, quello
quello che è la posizione politica dell'amministrazione, ciò che l'amministrazione intende fare, io mi ritengo parzialmente soddisfatta di quello che lei mi ha detto, perché le informazioni che mi ha dato sono state tante, alcune nemmeno, devo essere sincera, le